buongiorno a tutti, sono Filippo Nogarin, sindaco a 5 Stelle del Comune di Livorno. Nel videomessaggio di oggi voglio chiarire la situazione che stiamo vivendo qui a Livorno. Molti si aspettano dalla campagna diffamatoria che è stata messa in atto da molte testate giornalistiche di trovare una città ferro e fuoco con montagne di spazzatura. In realtà la situazione non è questa. Noi stiamo gestendo una situazione che per certi versi comincia ad essere importante sul piano anche della sicurezza sanitaria, ma non ha alcun tipo di emergenza oggettiva. Viaggiando in città si cominciano a vedere alcuni sacchetti fuori dai cassonetti perché oggettivamente non vengono fatti i recuperi dei cassonetti stessi. Questo è ben altro rispetto a quello che viene invece fatto vedere sulle testate giornalistiche nazionali. Questo lo dico perché in realtà il nostro intento è quello di cercare di intervenire su un'azienda che abbiamo ereditato con 42 milioni di euro di debiti e che ha molti lavoratori che oggettivamente stanno vivendo ore di tensione rispetto a quello che sarà il loro futuro. La nostra intenzione è quella di salvare questa azienda, di portare questa azienda verso un futuro solido, ma ci sono, ahimè, molte resistenze non da parte dei lavoratori, ma da parte di chi cerca di strumentalizzare questo comportamento. E questo è il motivo per il quale siamo alla ribalta nazionale in questo periodo. Noi del Movimento 5 Stelle abbiamo dato delle soluzioni oggettive che hanno bisogno di tempo per essere attuate e siamo convinti di poter avere un buon risultato se soltanto smettessero di farci questa campagna denigratoria.